Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo episodio di Shogun 2 Total War. Oggi ce la vediamo in questa battaglia con un terreno un po' strano, perché questa qui è una mappa scaricata attraverso il workshop di Steam. Vediamo un po' come ce la caviamo. Ho notato che il nemico ha molta cavalleria, perciò noi tentiamo di mettere qua le naginate, ovvero le lance, che sono le armi migliori contro i cavalli. Ne abbiamo delle altre anche da questa parte, quindi mettiamole qua. Poi prendiamo uno e lo mettiamo qua, così. Un altro lo mettiamo di qua. Mi fa, oh, posso metterli anche lì, posso metterli anche qua. Interessante, molto interessante. Ciò mi rende tutto un pochettino più facile metterli qua. Mettiamo qua, li mettiamo qua e li mettiamo qua. Li mettiamo qua, creiamo un bello sbarramento. Ok, perfetto, questi li mettiamo qui e questi li mettiamo qua giù. Perfetto, bella filatina di lance. Dopodiché prendiamo subito tutti gli archi e li posizioniamo in questa maniera. È il modo migliore per poterli posizionare, sfruttando anche la collina che abbiamo a disposizione, perché il nemico posizionerà le sue truppe qua. Noi ci posizioniamo interamente in questa zona, così abbiamo anche più facilità per poter gestire le nostre truppe. Mettiamo gli acciai su tre file, perfetto. Poi qui abbiamo tutti i soldati armati con le spade, che io voglio mettere qua. Ora non so dove andare a mettere questi. Poi vediamo un po' la cavalleria, quasi quasi la posiziono qua giù, ma tutta la cavalleria però, pure questi due li mettiamo qua in modo da poterli attaccare magari sull'altro lato, così. Perfetto, il generale lo schiocchiamo qua, il mio fa da supporto morale al resto dell'esercito. Poi questi due mettiamoli qui, così, vai. No, non così. Beh, così magari li facciamo aggirare i nemici e li attaccheremo lateralmente. Perfetto, direi che ci siamo. Possiamo iniziare la battaglia. Io, tutti qua sono. Interessante. Cominciate pure ad attaccare. Diavolo, la cavalleria qui è nei casini. Vediamo un po', possiamo attaccare questi? Con katana, perfetto, addosso. Voi uguale, attaccate loro. Voi ora. Voi altri, qua. Lì. Poi andiamoci dentro, questa sarà una bella battaglia. Hanno già sfondato qui, ma qui sono tutti cavalli. Bene, attaccate la cavalleria, che attacca le naginate, è la cosa migliore che potessero fare. Certo, i nemici la cosa migliore che potessero fare è attaccarmi con le naginate i cavalli. Bene, andate avanti. Loro uguali, stanno facendo la stessa identica cosa. Ai, qui siamo nei casini qua. Questa è una brutta situazione. Bene. Addosso, tutti addosso. E vai come scappano i cavalli. Le cavallerie sono già andate. Bene, perfetto. Buona parte dei loro quindi sono già fuori combattimento. Invece adesso possiamo prendere i nostri bei acciai, che continuano ad attaccare lì. Però possiamo prendere questi qua giù. Un po', ci sono ancora loro. Addosso, anche voi, addosso a loro. Voi, addosso a loro qua giù, forza. Subito. I cavalli ce ne sono già andati a farsi benedire. Peccato. Perfetto, prendiamo questi due e diciamo di attaccare lì. Questi sono già andati? Bene, allora andate qua. Qua, così. Voi. Attaccate qua. Usate le frecce incendiarie. Voi altri, attaccate qua giù. E usate anche voi le frecce incendiarie. Perfetto, voi qui. Perfetto, là. Bene. Cominciamo a ottenere degli effetti. Non inseguite quelli in grotto, attaccate altri. Ok, anche questa cavalleria qui, quando ci sono rimasti, in 6. Bene, anche loro sono andati.
attacchiamo loro. Arcieri, arcieri. Spalle contro archi. La cosa migliore. No, loro stanno già andati a farsi migliore. Vai, addosso. Questa, qui, boh, è già finita la battaglia. Ho già vinto. Non ci posso credere. Non ci credo, ho già vinto. Contro cavalleria c'era, pensavo di partire per cavalleria. Ok, anche questa battaglia è finita. Direi che è stata una battaglia velocissima. Eccoci qua. Continuiamo. Ah no, ho sbagliato. Fatto continuo, va bene, potevo fare. Esci dalla battaglia, vediamo un po'. Vittoria decisiva, eccola qua. Ho sbagliato facendo continuo quando devo fare termine battaglia. Perciò diciamo che i nemici sono morti in fuga, sono tutti in fuga, ce ne sono rimasti davvero pochi sul campo di battaglia. Questa super battaglia lampo velocissima con uno squilibrio assurdo, essendo anche in difficoltà molto difficile, avendo loro tutti i cavalli quasi, una buona parte dei cavalieri. Avevano anche loro degli archi, tutto sommato, eh. Ho fatto una battaglia random e mi ha dato un bel po' di naginate, però ho avuto anche abbastanza fortuna. Perciò direi che anche per questa battaglia è praticamente tutto. Ci vediamo al prossimo episodio di Shogun 2 e vi lascio all'epilogo finale della battaglia che c'è tra pochissimo. A dopo. Eccoci qua, questo è il riepilogo di battaglia. Io ero... ero in superiorità numerica pure, vabbè, quindi questa battaglia è stata anche facile da vincere. È durata appena 3 minuti, quindi penso che ne farò un'altra. Quindi vi dico che mettete un piace sotto questo video e ci vediamo, iscrivetevi pure al canale e ci vediamo nel prossimo episodio. Mettiamo anche il pollice in su a questa mappa che è veramente eccezionale. Perciò vi dico che ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti!